parte mi domando, soltanto diciamo, l'amore può servire diciamo, a risolvere questi problemi? Perché è assurdo che alla vigilia del terzo millennio ci siano ancora delle popolazioni che soffrono e che vivono in queste condizioni di precarietà. E la domanda che la risposta che mi viene spontanea è dico, accanto all'amore c'è bisogno anche di lottare, c'è bisogno anche di fare veramente qualcosa. E quindi veramente io ringrazio il professore perché insieme ai suoi medici ce n'ha di coraggio. Andare in Benin, poiché io ci ho vissuto 4 anni, quindi ho imparato ad amare questo popolo e a conoscere questo popolo, vivere là per 20 giorni in quelle condizioni non è semplice. Quindi oltre a ringraziare il professore che ci ha dato questa possibilità, ringrazio anche soprattutto i medici. Quello che poi vorrei concludere è questo, io spero che questa iniziativa non rimanga soltanto un'iniziativa così a sé stante, cioè che tra il consolato e che tra il consolato e l'associazione presieduta dal professore e dai suoi collaboratori si possano praticamente creare delle sinergie che ci portino poi a migliorare e a dare felicità o quantomeno diciamo sollievo a queste persone che vivono un po' forse dimenticate, non dall'uomo, perché noi siamo qua insieme diciamo a far sì che questo progetto vada avanti. Avventura dal punto di vista umano sicuramente molto importante, costruttiva al 100%. Mosi Cicala Onlus è un'associazione no profit nata nel 2008 in memoria di una donna eccezionale, Maria Rosaria Cicala, per volere di suo marito Luigi Palmieri e delle sue splendide figlie che sono Agnese ed Alice. Di cui adesso tu sei Agnese o Alice? Agnese. da subito ho avuto come Deus ex machina questo chirurgo in frontiere del quale io avevo sempre sentito parlare, perché diciamo un mio amico d'infanzia me ne aveva, che attualmente dirige il primario in chirurgia d'urgenza al Cardarelli, mi parlava di questo fantomatico professore Pennisi come una specie di mago della chirurgia, ma questo già 30 anni fa. Non diciamo, abbiamo raggiunto il mezzo secolo. Quindi, perché costruttivo e perché ho deciso e volutamente ho cominciato questa joint venture? Perché dietro l'etichetta, noi vicedomini siamo caratterizzati da un dono che ci hanno dato i nostri genitori, quello di dire sempre quello che pensiamo, di essere assolutamente ribelli indipendenti da una qualsiasi forma di legame, politico o quant'altro. Io mi pregio di essere loro media partner perché al di là nascono migliaia di associazioni, migliaia di situazioni, di charity, eccetera. Qua invece si tratta, ragazzi, di roba vera, cioè qua i fondi realmente vengono destinati al Benin e le altre opere, diciamo che adesso da quest'anno si affiancheranno al Benin, e quindi voglio dire si tratta di solidarietà vera con un'equipe di medici
tra cui Aldo Cappelli, dov'è? Bravissimo, eccezionale, grande artista, grande musicista, grande medico, grande missionario. Scusa, abbiamo la stessa altezza, ma cioè, grande in tutto. E allora, ed anche da donne poliedriche, medici al femminile, però anche artiste che, come Lina Carcuro, che ha deciso chiaramente di dedicare un po' del suo tempo anche a questa bellissima opera umanitaria. Oggi io vorrei cominciare così: è dall'Africa che parte la solidarietà a Napoli. Cioè, è questo il senso che io vi prego, carissimi amici, autorevoli colleghi, più di me. Nel senso che straordinariamente è l'Africa che, venendo insieme 2013, è l'Africa che apre la solidarietà a Napoli. In quanto da questa edizione, salutiamo anche il console del Benin e l'avvocato Gambardella, autorevolissimo console onorario a Napoli del Benin, da quest'anno, da questa nuova edizione, Beni Insieme 2013 apre, quindi l'Africa apre la solidarietà anche ad iniziative napoletane veramente di grande attenzione, una della parrocchia di Arzano con il suo attivissimo parroco Alessandro, tu sei con Torregaveta, poiché io mi prendo un impegno in pubblico e poiché io mi occupo anche molto di moda, questa iniziativa sartoriale mi interessa moltissimo. Particolare, sì. Questo laboratorio di sartoria è stato dedicato alla memoria della madre di Grazia Migino, che è qui presente, che ha donato una delle cinque macchine da cucire che lavorano in questo laboratorio. Ok, allora già ho parlato molto, quindi adesso cedo la parola al grande chirurgo Roberto Pennissi. In questa splendida sede. Niente, ci avviamo a preparare la quinta edizione di Ben Insieme, la quarta al Nabila, in una cornice estremamente... Vabbè, diciamo, questa splendida sede si chiama Archivio Storico, sono rimasta veramente affascinata da questa location, perché credo che in Campania, credo anche a Roma, non esista una struttura simile, quindi vi prego, colleghi, poi farvi un giro, perché veramente è strepitosa. Anzi, di notare il soffitto del bar, perché è pazzesco, devo dire. Ma la cosa incredibile di questo archivio storico è che la prima volta che io l'ho visitato, chiesi a Luca, che mi aveva invitato, e detto: Luca, chi ve l'ha fatto? Quale architetto? Lui ha detto: no, l'abbiamo fatto io e mio fratello. Quindi per me è un doppio applauso, insomma, che non sono assolutamente nel campo dell'arredamento, però di grande gusto. Niente, la nostra associazione è data, come ha detto Maridì, da 5 anni. Mentre noi siamo operativi all'interno dell'attività di sostegno al Benin dal 2002. Nel 2008 abbiamo creato questa onlus per avere maggiori facilità di movimento e di collezione di sostegni e di aiuti. Il nostro impegno è stato sia a livello strutturale: abbiamo costruito un nuovo padiglione, abbiamo ristrutturato le camere operatorie, insomma, ora abbiamo appena finito il padiglione delle urgenze, che andrà in funzione tra qualche mese. A livello chirurgico abbiamo svolto varie centinaia, forse qualche migliaia di interventi, e poi abbiamo sostenuto molto, anche a parte i padri Camilliani, che sono i fondatori dell'ospedale La Croix, abbiamo sostenuto molto anche le Figlie di San Camillo, una struttura, una missione di suore sempre nel segno di San Camillo, che curano particolarmente la malnutrizione, la lotta alla malnutrizione. Voi pensate una cosa, che queste suore che vanno in giro per combattere la malnutrizione devono combattere prima di tutto con la povertà, ma a parte la povertà delle persone che non hanno da dare da mangiare, devono combattere una credenza religiosa, perché le madri pensano che se danno da mangiare le uova, la carne e il pesce, cioè le proteine, i bambini, i neonati diventano futuri adulti ladri. Quindi le suore prima devono cambiare la testa delle madri e poi devono cercare di farle mangiare. Quindi è una cosa particolarmente difficile. Niente, poi
come ha detto Maritita, quest'anno ci siamo fatti l'idea che sempre sotto la guida del mio padre spirituale, padre Gennaro Matino, che Napoli aveva delle emergenze che non poteva migliorare, e quindi immediatamente abbiamo aderito con Don Alfonso Farina a Torre Gave dalla creazione del laboratorio di sartoria, e poi a settembre andrà in funzione questo progetto che si chiama Aggiungi un posto a tavola. Nella parrocchia del Sacro Cuore di Arzano, Don Alessandro Vera ha selezionato 60 indigenti che sono soli e che riceveranno il cibo cucinato in parrocchia dalle famiglie, da 60 famiglie di Arzano, perché ogni famiglia di Arzano porterà il cibo e mangerà assieme ad una persona di questi, sono persone anziane che non possono muoversi da casa. Qualcuno fare qualche domanda? Roberto, dici sì? Sì, forse mi è sfuggito, volevo capire. Sì. Mosi cosa significa? Mosi Cicala è il nome della madre di Agnese.